Buonasera da Millennium, quarto di finale di Coppa Calciotto. Casavatore ha appena battuto 7-4 Cidiamoli, arrivando quindi alla semifinale di questa Coppa Calciotto. Partita che si era messa male per il Casavatore, però siete riusciti comunque a tirarvi su. Ecco, che cosa è successo nel primo tempo? È stato un po' di sfortuna al primo tempo, poi ci siamo messi bene in mezzo al campo, abbiamo riuscito a giocare come sappiamo e abbiamo recuperato questa partita che era importantissima. Tu hai una prestazione ottima, 4 gol, 2 sul rigore, 2 su azione, ecco, sei stato tu insomma un po' il salvatore di questa squadra stasera. Anche con i gol mangiato. Vabbè, sì, parecchi gol sbagliati, però insomma. Alla fine ce l'abbiamo fatta, stavo bene fisicamente, si è visto il mese a campo. Un buon fraseggio anche con Rotella, lì da Rotello. Rotelli. Rispetto alle vocali. Ecco, un buon fraseggio con Rotelli. Un ottimo attaccante, un'ottima spalla da giocare a suo fianco. Casavatore che quindi accede a questa semifinale, ecco, possiamo considerarlo già un traguardo per questa squadra, sì, oppure punta a qualcosa in più? No, non ce l'aspettavamo neanche in più. Però a questo punto abbiamo messo tutto, adesso ci crediamo fino alla fine. Ecco, a questo punto serite comunque conquistare una finale. Sì, certo, arrivati fin qua, adesso ci mettiamo tutto per conquistare questa finale. Antonio, complimenti per la prestazione, ti ringrazio, in bocca al lupo per la semifinale se non ci sarò io. Da Millennium è tutto. Ciao. Allora, siamo qui con Guglielmo Artesi, portiere del Buffet, migliore in campo di questa sera. Complimenti per la prestazione. Grazie. Ecco, Buffet che soffre nella seconda frazione di gioco, cosa è successo? Siamo andati in vantaggio, poi abbiamo cercato di chiuderla, non ci siamo riusciti subito, siamo andati in un doppio vantaggio nel secondo tempo e poi ci siamo chiusi dietro, abbiamo avuto un po' paura dopo che abbiamo subito il gol, però abbiamo portato a casa il risultato e siamo in semifinale. Nel secondo tempo un Di Paolo abbastanza spento, tanta sfortuna, palo di Rinaldi. Ci hai pensato tu con le tue parate a salvare comunque i risultati? Danny ha dato molto nel primo tempo e sia il caldo sia forse la condizione non gli ha fatto permettere appunto di andare anche nel secondo tempo forte come il primo, però le parate sono andate abbastanza solo un gol diciamo un po' fortuito, però non ci interessa. Ecco, diciamo un Buffet che quindi approda la semifinale, a questo punto si sa contro chi? Sì, contro il Casavatore. Ecco, non so se conosci già la squadra. No, la conosci, ma sarà sicuramente una partita difficile. Una partita difficile, ecco, volevo parlare un attimo, l'ultima parola di Valceo, sul Valceo, Luigi Di Mario ovviamente l'attaccante del Buffet, 4 gol in 4 partite, ottime le sue prestazioni. Insomma, sostanza accompagnata da buone prestazioni, anche se non sempre isolare, non gioca tutta la partita, però 4 gol vittoria. Un po' di tensioni con l'arbitro, com'è stato questo arbitraggio? Sono partite tese, quindi ci sta che insomma un battibecco qua e là. Tranquillo, niente di che. Guglielmo, ti ringrazio, complimenti ancora per la prestazione. Studio. Allora, buonasera, siamo qui con Diego Sarappa, capitano dei Napolitans. Oggi buonasera. Possiamo dire per la prima volta i Napolitans vincono i calci di rigore. Abbiamo sfatato un tabù dopo 4 semifinali. Dopo 4 semifinali persi ai rigori abbiamo sfatato un tabù. Ci siamo riusciti e adesso ci attende un compito arduo contro il Traiano, vincitrice del campionato estivo. Vabbè, deve ancora giocare, non sappiamo se passa. Vabbè, stasera. Tu li dai già per qualificati. Anche perché diciamo è una sfida mia personale che vorrei incontrare il Traiano. Ok, quindi parliamo invece della partita. Siete andati in vantaggio 2-0. Sembrava diciamo che avesse la situazione sotto controllo. Poi Monite è venuto fuori. Sì, è venuto fuori con carattere. Noi ci siamo un po' appagati. Un po' l'uscita di Palladino, qualche errore difensivo. L'abbiamo cercato di prenderla con i denti. Poi agli ultimi minuti non ce l'abbiamo fatta. Lo so, questi campi sono così, non ti perdonano al primo errore. Forse anche quel gol dato, cioè gol non gol non dato, ha potuto incattivire questo Namorite. Lascio giudicare a chi ha visto la partita, perché il 90% dei giocatori non riescono mai a vedere al di fuori del portiere. Ci sono errori che capitano, sicuramente quando ti qualifichi non è solo per un errore arbitrale, ma per tutto il percorso che tu sei riuscito a fare durante un torneo. Alla fine grande protagonista Carrino, 3 rigori parati. Sì, diciamo era stato lui il portiere degli ultimi 3 anni come rigorista, questa sera si è rifatto di tante cose. Un complimento e un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono stati veramente grandi. Ok, allora complimenti per questa vittoria e aspettiamo la semifinale. Grazie. Volevo dedicare questa vittoria alle famiglie di quelle persone che hanno perso i parenti in quel tragico incidente di Avellino. Anche se non è piccola, non fa rumore, però cerchiamo di sostenere, siamo vicini alle famiglie. Ok, belle dichiarazioni di Sarappa. Ti salutiamo. Ma sì.
Allora, buonasera, siamo qui con Emanuele Costabile, oggi grande protagonista, autore di un gol nella vittoria del Real Traiano per 5-3. Una partita che si era messa in discesa 3-0, poi avete avuto 2 minuti di blackout, però vi siete ripresi. È stata una partita strana, ma le mie sensazioni al caldo sono che non giochiamo più da squadra come prima, adesso litighiamo di più in campo. Ovviamente c'è sempre il deficit che siamo senza portiere, dobbiamo cercare di trovare un portiere tutto nostro, perché anche questo fatto gioca un portiere e gioca un altro. Quindi dobbiamo migliorare, l'importante ovviamente è vincere, siamo arrivati in semifinale, il nostro obiettivo è sempre quello della vittoria, però ci sono cose non positive in questa partita ovviamente, il gol è un'altra cosa poi. A proposito poi della semifinale, incontrerete i Napolitans che vi stanno aspettando col dente avvelenato. No, i Napolitans già l'abbiamo affrontato 2 volte se non sbaglio, sono state entrambe partite durissime. Penso che saranno a livello nostro e quindi saranno gli episodi a decidere la partita. Se giochiamo come stasera sarà difficile, però se giochiamo come sappiamo giocare, penso che ce la possiamo fare. A parte il portiere, cosa che ti senti di criticare della prestazione di stasera? Beh, non abbiamo giocato di squadra, c'è un po' troppo individualismo e litigi che non dovrebbe esserci mai in campo. Ovviamente sono anche io protagonista di questi litigi a volte. Il calcio è così, però dobbiamo cercare di non cadere in queste cose. Però siamo una squadra emotiva, si è visto più di un'occasione, a volte capita. Mancato anche il movimento di picco in avanti che vi crea spazi? Non lo so, Costantino comunque è di alta qualità, forse dovrebbe giocare un po' più in posizione, non vagare per il campo e fare il gioco lì. Cioè, il mio migliore amico lo sa bene quello che penso, le qualità che ha non sempre le dimostra a dovere. Casa una testa un po' così, piena d'aria. Vabbè, allora ti saluto, ti faccio in bocca al lupo per la semifinale. Bocca al lupo a noi Napolitans. Diciamo che sia una bella partita, senza litigi. E vinca il buon calcio. Buonasera, ciao.